di nuovo! Ma ragazzi, ma voi veramente sembra che siete insensibili proprio. Voi non capite veramente quale sia il mio dramma. Ragazzi, un attore che sta chiuso in casa per tanto tempo e non può andare in teatro, fa il suo mestiere, non può fare nemmeno i provini per il cinema, ragazzi. Vabbè, vabbè, sì, dai, sgombere il tavolo che facciamo un altro esercizio. Ma sei sicura, ma perché sì, l'ultimo... Sì, non ti preoccupare, togli il tavolo. Tu la tavola, me la togli, ti do una mano. Ma ci riproviamo, togli il tavolo. Posso chiedere una... No, togli il tavolo. Ma un personaggio shakespeariano. Ma sì, sì, un personaggio... Togli il tavolo. Di Shakespeare? Sì, ma non... okay, sì, dai, dai, togli il tavolo. Ah, non vedevo l'ora proprio di... Ok, fa, chiudi, sì, chiudi il frigo. Perché? Ah. Ci sono scene atto che devi studiare. Ah, atto secondo, scena terza, ma di che testo? Devi interpretare il portiere del Macbeth. Ah, sempre di Shakespeare, il portiere del Macbeth. Sì, diciamo che tutte le opere, di tutte le opere di Shakespeare, la parte più piccola, quella meno presente. Ah, infatti, perché... ah, una piccola parte proprio. Eh sì, perché non viene toccato nelle storie dei personaggi, quindi è sempre molto isolato, sì, a volte viene tagliato fuori. Cioè, quasi non hanno proprio a che fare con i protagonisti. Sì, con no, Macbeth, infatti. Allora, senti, Red Duncan è appena stato ucciso da Macbeth, Lady Macbeth, e al... al castello di Macbeth qualcuno bussa e c'è il portiere appunto che deve rispondere. Ah, vabbè, sì, sì, lo vedo. Allora, girati di profilo. Di profilo? Sì, profilo. Okay, c'è già bussa. Io devo bussare, sì. Chi è? Cioè... No, pa, come chi è? Bussare, rispondi. Devi dire queste battute. Questo si chiama bussare veramente. Questo si chiama bussare veramente. Questo si chiama bussare. Questo si chiama. Vabbè, non mi devi dare l'intonazione. Cioè. Okay, okay. Questo si chiama bussare veramente. Poi... Se uno fosse il portiere del portone dell'inferno. Se uno fosse il portiere del portone dell'inferno. Portiere del portone dell'inferno. Il portiere del portone dell'inferno. Ne avrebbe abbastanza di girare la chiave. Ne avrebbe abbastanza di girare la chiave. Ne avrebbe abbastanza di girare la chiave. Ma perché mi dà l'intonazione? Ci sono un regista che chiama Nino. Ne avrebbe abbastanza di girare la chiave. Ok. Ma abbastanza. Timbriamo abbastanza. Gira bussa. Vai. Ah, scusami, no, posso farlo vecchio? Perché non immagino vecchio sto portiere. Cioè, come una cosa, mi sembra che sta tanto tempo là a lavorare. Vabbè, sì, questo gira, castello. Sì. Cioè, voglio fare un parallelismo fra il passato di questo testo, cioè il tempo a cui appartiene questo testo, e proprio è l'anzianità di questo vecchio, una storia antica. Vai di profilo. Va. Questo sì che si chiama bussare. Se questo fosse il portiere del portone. No, no, pa, no. Devi. Non devi essere vecchio fuori esteticamente, devi sentirti vecchio, capito? È una cosa psicologica. Sì, almeno. Sì, ok, dai, ripetiamo, di la bussa. Roba, no? È troppo recitosa. Questo sì che si chiama bussare. Se non fosse il portiere del portone dell'inferno, ne avrebbe abbastanza. No! E di nuovo la stessa cosa, devi sentirti vecchio, non devi sembrarlo. Io mi sembrava di averci provato. No, avevi la mascella storta, stavi facendo la voce da vecchio, non ti sentivi vecchio. Riprova. La mascella, non è che rimane sempre tale la mascella. Ma non fisico, devi sentirti vecchio dentro, l'anima. Non mi sento vecchio dentro, non è la cura. Rifai. Già bussa. Oh. Sto provando a sentirmi vecchio dentro. Ah, scusa. Vai, fai. Bussa. Questo sì che si chiama bussare. Se uno fosse il portiere. Pa, scusa, ma tu con chi hai lavorato? Con chi hai fatto teatro fino adesso? No, bella mia, mo te la stai proprio calma, perché ho lavorato con fiori registi, camoci, cioè, veramente se vedono sto video si ingazzano più. Ho lavorato con Andrea Baracco, ho lavorato con Antonio Ianiello, ho lavorato con Marco Lorenzi, che non ci si sa qua a Facebook, però magari qualcuno glielo dirà che sto parlando di lui. Ho parlato con Veronica Cruciani, aui! Con Binasco, che non ci si sa qua dopo. Con Tomianesi, che non manca speciamo un spettacolo. Ho lavorato con un sacco di gente, mica l'ho parlato di regista da sé. Asci calm, giovani generazioni, qua il fatto che siamo fermati per 2 mesi non è che un teatro non si faccia chi. Facciamo così, ora ti faccio vedere un'idea, per farmi il vecchio, qualcosa che mi faccia fare meglio il vecchio più da dentro, come tutti da dentro, tutti in prospettiva da più. Vorrei fare questa proposta, praticamente questo è un, cioè, proprio tutto il posticcio, trucco posticcio per fare questo personaggio del portiere, un po' vecchio, vedi, il cappello, come una specie di custode di cantiere. Pa, senti, al massimo togli cappello e cuffie, ma comunque non serve una parrucca per fare il portiere del Macbeth. No, per aiutarmi a diventare no, vecchio. No, allora, senti, Paola, ti dico questa cosa, appena sarà possibile ti farò fare lo spettacolo del Macbeth e tu interpreterai il portiere. E come facciamo? Gli altri personaggi chi li fa, scusami? Non è che come faccio a fare il portiere senza le altre persone? Allora, vi chiedo una cortesia personale. Mio padre vorrebbe fare il Macbeth, vorrebbe interpretare il portiere. Quindi vi chiedo di mandarci dei video in cui fate delle proposte per il resto dei personaggi.
E quindi tu dici che tu mi faresti fare il portiere e loro mi mandano il video degli altri personaggi del Macbeth? Esatto. Ah, va bene, ok, sì, ci sto.